Giulio, questa partenza è lenta oggi. Siamo... Partenza lenta oggi, vabbè, però ci sta. Abbiamo anche un po' di luce, un po' di sole. La Silvia è arrabbiata perché la sto rallentando. Giulio ha le ruote nuove della sua 3T. 650 oggi si prova. Oggi si fa il giro della Marzola rivisitato, poi si andrà in Vigolana, dopo Pian dei Prati, poi facciamo una zona attorno a Tenna molto bello da esplorare e da visitare, soprattutto in questa stagione. Perfetto. C'è l'autunno. C'è l'autunno regolato. Via. Lo sfondo del lago di Caldonazzo. Siamo proprio sulla salita della Marzola, la salita delle Terre Rosse. Questa ci porterà direttamente a circa 1200 metri. Da lì scenderemo con una lunga discesa verso la zona di Vigolo Vattaro e il forte Brusaferro. Da lì poi inizierà una salita poco pendente su asfalto, per cui risaliremo di nuovo a Vattaro e in più si salirà verso la zona della Vigolana. C'è l'inizio giro, vedo che il cuore va subito su a bomba. Sta facendo una zona del mondo. Però oggi per ora non è così. Quindi siamo fiduciosi. Attenzione, che gruppo sulla salita. Campo scuole, campo scuole, c'è gente che cade. Avanti, i nostri amici. È tutto acqua ovunque, bellissimo, la vita scoppia. Bello vedere la vita che si sta riprendendo piede nella natura. Bello, veramente. Siamo in località Longanò, quasi finita la prima parte di salita. Sì. E la cosa curiosa è che ci sono due cartelli con scritto area video sorvegliata, ma direi che non c'è nessun bisogno di video sorvegliare qui. Nel bosco si sta bene senza telecamere. No senso. Questo l'avevo fatto due settimane fa con le 700 e non stavo su. Questo è un pezzo un pochino fangoso e umido, però siamo quasi in cima, dopo si scende verso Vattaro. Ale, Giulio, complimenti! Mamma mia! Adesso verso il forte Brusaferro, che è nella direzione di Silvia. Rifallo, dai, rifallo. È che arrivo. Già un po'. Vuoi una foto? Sto facendo un video. Giro molto bagnato l'orizzonte. Piove. Piove anche parecchio. Piccola pausa a riposarci dall'acqua. Ne stiamo prendendo un po' di acqua, fuori piove. E alla prima birra inizio a fare la PG e alla fine piso tutto il tempo. A volte mi è capitato. Mi è capitato. In salita verso il rifugio Paludei. Io non lo seguirei di qua. Sì. Anch'io. Guardate che bella. Però avete... Sotto, sì. Ma guardate in che bel punto siamo arrivati con le nostre bici. Tutti contenti. Guardo dal fiume. Vai, decisa. Che decisione. Che decisione. Niente, abbiamo deciso di non fare questa cosa, di non salire qua dietro, ma di ritornare indietro, di lì. Un po' di guadi. Super guado. Cosa ci fa un tappeto in mezzo alla strada? Qui c'è la bici prima di entrare. Stiamo salendo sulle pendici della Vigolana, ragazzi. Questo giro veramente consigliato, è solo sterrato, solo outdoor. Salita, siamo già a 1100, abbiamo fatto 20 km.
un pezzettino di salita dura che ci sta portando al rifugio Paludei, di lì. Qua ci sono tutte le storie, le fiabe. Il sentiero è pieno di tutti questi libri che raccontano delle fiabe. Potete vedere una bellissima colata detritica. Ha tirato giù una montagna praticamente sta colata. Bellissimo giro oggi. Bello, sì. Bello, bello, bello. Stai con uno youtuber, un content creator. Adesso si va a fare il Menador, ragazzi. Siamo sulle pendici della Vigolana, discesi dal rifugio Paludei, e adesso andiamo giù a Pian dei Prati, in mezzo al sentiero dei castagni. Vai, vai, sono fatta io. Meno profondo comunque. Oggi abbiamo fatto un po' di gravel gravity, vero? Tipo questo, tipo quello lì adesso. Sai che non so se lo ce la farei io, ho avuto paura qua. Fase di lavaggio bici geniale, perché il giro è stato importante. Ma lava bene anche le ruote, Silvia? No, no, era per dire. Manubri, siamo a posto. Allora ragazzi, giro finito, abbiamo fatto un mega giro. Mega giro. 50 km con 1850, figata totale. Bello, bello. E veramente la scoperta della Marzola, della Vigolana e del Pian dei Prati, tutte le montagne lì attorno. E seguiteci per altre avventure, iscrivetevi al canale e alla prossima avventura.